sentite, devo dire una cosa. La mattina che John è morto, lui prima mi ha fatto una chiamata. Lui era a Miami, io ero a Roma che stavo preparando la sfilata e lui voleva sapere tutto nel dettaglio, voleva avere il controllo, non riusciva a lasciarmi le cose a me. E così quando abbiamo chiuso la conversazione io mi sentivo così arrabbiata, così umiliata che quando poi dopo lui ha richiamato mezz'ora dopo, io l'ho ignorato. Non ho risposto, no, l'ho ignorato, sì.